Buongiorno a tutti. Oggi vedremo come presentare una pratica per le attività produttive sullo sportello telematico polifunzionale. Si tratta di pratiche relative, ad esempio, all'avvio, al trasferimento o alla cessazione di attività produttive destinate al SUAP, come per esempio l'attività di ristorazione, acconciatore, estetista, esercizio di vicinato, eccetera. Per farlo bisognerà andare sul sito dello sportello del proprio comune, dove troveremo una schermata come questa, con tutta una serie di macro argomenti con all'interno delle procedure e delle istanze che l'ente ha digitalizzato. In questo caso, come esempio, presenteremo una segnalazione certificata di avvio o trasferimento dell'attività. Per aiutarci nella ricerca di questa procedura possiamo o utilizzare il cerca oppure andare nella sezione servizi o tutti gli argomenti. Se invece sappiamo già in quale bottone trovarla, basterà entrare. Quindi, per esempio, noi andiamo direttamente in attività produttive. In questo caso ci interessa la sezione acconciatori, barbieri, parrucchieri, quindi entriamo e troveremo una descrizione relativa al procedimento. Troveremo anche la normativa di riferimento. Se scorriamo, troviamo anche le varie attività correlate. In questo caso noi vogliamo fare un avvio o il trasferimento dell'attività. Entriamo ed ecco qui un'altra descrizione con le sue leggi di riferimento e nella sezione servizi troviamo appunto la segnalazione certificata di avvio o trasferimento dell'attività. Ed ecco qui che troviamo sempre le normative di riferimento, troviamo segnalato che il servizio è attivo in quanto alcuni servizi potrebbero essere attivi soltanto per un periodo di tempo. E seguendo l'indice a sinistra della pagina troviamo informazioni più specifiche, tutte secondo la legge sulla trasparenza. Nella sezione Come fare troveremo i moduli da compilare i documenti da allegare, quindi se vogliamo visionarli in anticipo, gli eventuali costi, in questo caso troviamo la marca da bollo, i diritti di segreteria o istruttoria, troveremo che cosa serve, che cosa si ottiene, i tempi e le scadenze, l'accesso al servizio, le condizioni di servizio e i contatti relativi all'unità organizzativa di riferimento. Se noi andiamo sopra troviamo lo stesso tasto di accesso per l'autenticazione. In particolare dobbiamo specificare che la presentazione di questa tipologia di pratiche è normata dal DPR 160 del 2010, che ne stabilisce le modalità di presentazione, tra cui per esempio l'obbligo di presentazione in modalità telematica e l'apposizione di una firma elettronica su tutti i documenti. Clicchiamo su per accedere al modulo telematico devi autenticarti e dovremo autenticarci con SPID, con CE o CNS. In questo caso allo sportello può accedere chiunque, sia l'imprenditore con la propria identità digitale, sia il professionista con la propria. Nella nostra esperienza, poiché la stragrande maggioranza di queste pratiche viene predisposta da un professionista incaricato, come per esempio un commercialista, suggeriamo che l'accesso alla piattaforma venga effettuato dal professionista che in questo modo può predisporre l'intera documentazione per poi farla sottoscrivere elettronicamente al proprio committente. In questo modo il professionista avrà l'occasione di visualizzare in ogni momento, all'interno della propria area personale, l'elenco delle pratiche inviate e lasciate in bozza. Oltre poi a poter monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche che ha presentato in passato. In questo caso mi metto il cappello del professionista e accedo io stessa e procedo con la presentazione di una pratica per il mio committente. In questo caso accederò con SPID. Ed eccoci entrati nella compilazione dell'istanza. Come nel caso dell'avvio dell'attività di acconciatore, sullo sportello telematico la modulistica da compilare è conforme a quella approvata dalla Conferenza Stato-Regioni. In questo caso vediamo che abbiamo delle sezioni che ci aiuteranno nella compilazione del modulo in modo da non dimenticarci nulla. Flicchiamo l'informativa sulla privacy ed entriamo. Ed ecco qui il nostro modulo. I campi in arancione sono quelli obbligatori. Infatti, se clicchiamo sul triangolino a destra, troviamo tutti i campi che è necessario compilare per poter procedere. Esclusi i casi particolari, nella prima sezione anagrafica è necessario inserire i dati del titolare o legale rappresentante dell'impresa, oltre poi al domicilio digitale associato a questa particolare pratica, che dovrà essere obbligatoriamente un indirizzo PEC. Il titolare o il legale rappresentante può decidere di inserire una propria PEC personale oppure dell'azienda che rappresenta, oppure ancora domiciliarsi presso la PEC del professionista.
In quanto, una volta ricevuto la pratica, il SUAP trasmetterà ogni comunicazione valida ai fini legali alla PEC indicata, come ad esempio comunicazioni relative all'avvio del procedimento, l'eventuale richiesta di integrazioni oppure il rilascio del provvedimento autorizzativo. È necessario individuare territorialmente l'immobile destinato all'attività, indicando sia i dati toponomastici sia quelli catastali. In questo caso, siccome la nostra attività è collocata in un fabbricato esistente, indichiamo l'unità immobiliare urbana con i relativi dati, che sono foglio, particelle e subalterno. Se non sappiamo dove andare a reperire questi dati, basta andare nel punto di domanda che abbiamo qui e troveremo l'aiuto che ci serve. Allo stesso modo, occorre inserire i dati toponomastici dell'immobile. Poiché l'attività di acconciatore prevede la nomina di un responsabile tecnico, procedendo con la compilazione della modulistica dobbiamo indicare il soggetto individuato come responsabile tecnico e i requisiti professionali che possiede per lo svolgimento dell'attività. Quindi qui completiamo. Inoltre è necessario indicare se la società prevede un unico titolare oppure più soci che devono possedere i requisiti morali previsti per lo svolgimento dell'attività. Se sono previsti più soci, ciascuno di essi dovrà compilare la relativa autocertificazione. In questo caso, appunto, dichiaro di essere l'unico titolare dell'impresa. Qui abbiamo la sezione degli allegati e troviamo gli allegati obbligatori, che sono quelli fleggati, gli allegati facoltativi, che sono questi, senza nulla, e poi ci sono anche gli allegati non necessari in funzione delle informazioni che abbiamo inserito in precedenza. Una volta fatto, salviamo il modulo. Una volta fatto il controllo sui nostri dati, vediamo che qui c'è come facoltativa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore. È un modulo secondario opzionale che deve essere compilato se il committente ha conferito procura alla sottoscrizione elettronica della documentazione al professionista. Questo significa che in automatico il sistema chiederà che la documentazione venga sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, che poi a sua volta, tramite questa funzionalità, può conferire procura al professionista che sottoscriverà la documentazione al suo posto. Questa funzionalità è illustrata nello specifico in un video tutorial dedicato, consultabile sempre sul nostro canale. In questo caso non la compiliamo e andiamo avanti. Qui abbiamo la distinta di pagamento in cui troviamo i dettagli dei pagamenti previsti e le modalità di pagamento le troviamo appunto all'interno della sezione pagamenti. Quindi la compiliamo e salviamo il modulo. Il prossimo step è il caricamento della documentazione sottoscritta elettronicamente. Tramite l'interfaccia viene indicato chiaramente il soggetto che deve apporre la propria firma, e che, come anticipato in precedenza, in automatico sarà il titolare o il legale rappresentante. Oltre appunto alla persona che dovrà firmare, abbiamo specificato anche il formato con cui caricarlo e la dimensione massima di ogni documento. Quindi in questo caso per firmare dovremo scaricare attraverso questa freccetta e ricaricare il documento attraverso quest'altra freccetta. Una volta caricati gli allegati e ricaricati i moduli firmati, potremo scaricare, firmare e ricaricare il modello di riepilogo firmato che è stato generato automaticamente dalla piattaforma. Ed ecco che possiamo proseguire. Nella sezione del riepilogo possiamo rivedere tutta la nostra istanza, quindi verificare che sia tutto a posto. Se abbiamo qualcosa da modificare, possiamo tornare in dati generali e nel riepilogo verifichiamo che sia tutto a posto. E in base alla tipologia dell'istanza, il sistema individua il destinatario secondo le modalità previste dal DPR 160 del 2010. Questo vuol dire che se l'istanza è contestuale alla comunicazione unica di impresa, quindi per esempio in caso di avvio, trasferimento, subingresso, cessazione dell'attività, una volta cliccato su invia istanza che troviamo qui a destra, l'istanza appunto sarà trasmessa al software Comunica Starweb del registro delle imprese, in cui il professionista potrà predisporre l'intera comunicazione unica. In questo caso il professionista dovrà specificare nel proprio profilo utente il codice telemaco utilizzato per l'accesso alla piattaforma camerale. Poi, una volta predisposta e inviata la comunicazione unica,
alla quale dovrà essere agganciata anche la nostra pratica destinata al SUAP, la Camera di Commercio inoltrerà automaticamente l'istanza anche al SUAP di competenza, acquisendo così la valenza giuridica. Ricordo inoltre che fino a che non sarà predisposta e inviata la comunicazione unica, il SUAP non sarà notificato in alcun modo della presentazione di questa pratica. Per ricordarvi questo adempimento, una volta inviata la pratica, comparirà una schermata come quella che state visualizzando, all'interno della quale è presente anche un link che vi riporta ad una guida veloce ed illustra come predisporre la comunicazione unica. Al contrario, se invece la pratica compilata viene individuata come non contestuale alla comunicazione unica di impresa, una volta premuto il pulsante invia, la pratica verrà inviata direttamente al SUAP. In questo caso inviamo. Una volta inviato ci verrà chiesto di valutare il servizio e successivamente, una volta inviato il servizio, possiamo tramite il pulsante in alto a destra, che adesso vedremo, tramite l'area personale, monitorare lo stato di avanzamento della pratica e riprendere la compilazione di eventuali pratiche lasciate in bozza.